Nando Scarpello, preparatore di portiere, ovviamente non possiamo che parlare della preparazione dei numeri uno. Come si preparano i portieri in un torneo come quello di Viareggio? Ma il torneo di Viareggio, per la sua importanza e soprattutto per i tempi ristretti delle partite, quindi considerando che giochiamo un giorno sì, un giorno no, rispetto alla settimana tipo abbiamo variato tante cose, quindi ci adattiamo alle partite che si fanno e quindi soprattutto i carichi di lavoro. Sicuramente anche le strutture, perché qui non siamo nel centro sportivo di Vinovo. Sì, anche qui dobbiamo essere bravi ad adattarci e è normale che dobbiamo cambiare qualcosina, però va bene, ecco. Fino adesso è andato tutto bene, il girone eliminatorio è stato superato in scioltezza, adesso iniziano le gare da dentro fuori, in cui c'è anche l'ipotesi dei calci di rigore. Vi preparate in maniera specifica a questa eventualità, visto che l'anno scorso ci è capitata negli ottavi di finale? Noi ci prepareremo sempre al meglio, però speriamo sempre di non arrivare ai calci di rigore e quindi chiudere la partita a favore nostro prima dei tiri di rigore. Poi è chiaro che noi facciamo uno studio sui rigori, studieremo tutto quello che abbiamo a disposizione da vedere, quindi attraverso i filmati, e conoscere al meglio i giocatori avversari. Allarghiamo un po' il discorso, non solo al torneo di Viareggio, ma quanto è stato fatto fino dall'inizio di questa stagione. Cosa ci puoi dire della tua mini squadra? Come stanno andando i portieri e come sono cresciuti in questo periodo? Ti devo dire che i ragazzi hanno fatto un grossissimo passo avanti, ho notato molto i miglioramenti, ma anche diciamo tutto lo staff, i dirigenti, e questo mi fa piacere, ma sono contento principalmente per loro. Abbiamo fatto una piccola rotazione perché Branesco, diciamo, nell'ultimo periodo ha avuto la varicella e quindi i ragazzi si sono fatti trovare pronti, quindi chi ha sostituito Branesco è stato all'altezza.